Sul terrificante foglietto illustrativo del non vaccino Pfizer, perché in realtà è un farmaco RNA, col termine vaccino noi indichiamo un farmaco che causa una risposta anticorpale mediante la stimolazione antigenica. Non c'è scritto di evitare di iniettarlo in persone che abbiano, siano portatrici del virus HIV, o di fare il prima e di verificare che il paziente non sia portatore di virus HIV. Se noi iniettiamo dell'RNA messaggero in un paziente che ha il virus HIV, magari lui non sa di averlo e quindi in quel momento sta producendo trasfusione inversa, non rischiamo di rendere immortale l'RNA iniettato. Nel foglietto illustrativo, questa è un'altra cosa che io non ho capito, non c'è neanche scritto di verificare se il paziente ha gli anticorpi anticovid. Ma se ha già gli anticorpi anticovid e noi gli iniettiamo un pezzo di RNA che fabbrica una proteina anticovid, non rischiamo di aumentare i suoi problemi di allergia? In tutti i casi c'è un principio di prudenza, per cui noi non possiamo iniettare nulla se non siamo certi dei suoi effetti collaterali a distanza. Inoltre, il principio di prudenza mi impone di fare un rapporto costi-benefici. Il cosiddetto Covid-19 SARS-2 ha una mortalità, secondo dati dell'OMS, al di sotto dei 70 anni, dello 0,05%. Inoltre, questa mortalità può essere ulteriormente diminuita mediante la somministrazione di vitamina D, vitamina C, un po' di zinco e un po' di selenio e lattoferrina. Questo diminuisce il rischio di contagiare la malattia e diminuisce la violenza. Quindi, nel momento in cui una persona si ammala, se è curata correttamente, vale a dire dai primissimi sintomi, senza aspettare il tampone positivo e il tampone negativo, dare antinfiammatori, cortisone, heparina, idrossiclorochina e Zitromax, oltre a vitamina C in quantitativi industriali o vitamina D, noi riusciamo a curarla anche a casa. Quindi, scusate, ma che senso ha imporre a un'intera popolazione un qualcosa di cui non conosciamo gli effetti a distanza, come scritto sul loro stesso foglietto illustrativo, per inciso su un'associazione medica statunitense, che ha detto sì, va bene, al di sopra dei 70 anni, giustamente. Non conosco gli effetti a distanza, se poi gli effetti a distanza sono una malattia autoimmune apocalittica, o addirittura, come ha ipotizzato Montagnier, non possiamo escludere nessun altro tipo di malattia, almeno insomma, no, non facciamo una catastrofe. Inoltre, quanto ci costa questa roba? Perché poi sono stranamente secretati sono secretati i progetti per la bomba H, no, sono secretati i contratti per il vaccino, cosa che mi sembra una seconda follia. Mi lascia tutto quanto estremamente perplesso. Vorrei semplicemente dire che la gente sta morendo malamente, sta morendo di cancro, perché per il Covid sono stati rimandati 600.000 interventi. 600.000 interventi rimandati vuol dire 100.000 morti da lì a 12 mesi. Sono stati rimandati 4 milioni di endoscopie. 4 milioni di endoscopie vuol dire 50.000 morti da lì a 12 mesi. Sono stati rimandati gli elettrocardiogrammi sotto sforzo. Noi stiamo solamente occupando di Covid. Nelle scuole i bambini sono terrorizzati. L'infermeria non si chiama più infermeria, si chiama stanza Covid. Si chiama stanza Covid, ma siete scemi, siete nati scemi, avete avuto l'encefalite. Perché i bambini non contraggono il Covid. Il rischio che un bambino stia male per il Covid è lo 0,00000000, non so quanti 0%. I bambini muoiono molto di più di leucemia che non di Covid, tanto vale chiamare la stanza leucemia se dovevamo terrorizzare qualcuno, almeno farlo con un briciolo di coerenza. Quindi il problema qui è un altro. Il problema qui non è un problema di salute, ma un problema ideologico. La salute, e insisto che il Covid, se curato correttamente, ha la mortalità non superiore a una normale influenza. Se curato da schifo, vale a dire seguendo i terrificanti protocolli del ministro Speranza, che mi auguro qualche avvocato porti in un tribunale per strage dolosa, non colposa, perché non mi potete scrivere su delle linee guida dai la tachipirina alla tachipirina. Non è un antinfiammatorio, è più l'infiammazione per il suo effetto sul glutatione. Fino a quando non ci sono sintomi, cioè fino a quando potrebbe anche non essere troppo tardi. Non è dimostrato che la vitamina D faccia qualcosa, non è dimostrato, diminuisce la mortalità dell'80%. In tutte queste linee guida non si nomina l'idrossiclorochina, gli sarà antipatica, peccato che funzioni. Quindi torniamo a noi. Se anche noi avessimo di fronte la peste nera e l'ebola, e abbiamo di fronte una malattia che, se curata correttamente, ha la mortalità di una normale influenza, sarebbe giusto bloccare un'intera società? No.
La libertà è al di sotto della vita. Se in questo momento venissero i tedeschi, gli SS, qualcuno di cattivissimo, e ci dicesse ti lascio vivere purché tu stia chiuso a casa e i tuoi bambini diventano fobici, devi portare il nostro finaccio sulla faccia che non si sa bene a cosa serva, ma non importa, è un segnale, l'hanno detto qui del comitato tecnico. Prenderemo le armi in pugno per andare a combattere? Bene. Ci hanno detto queste frasi completamente idiote, nulla tornerà come prima, nulla tornerà come prima per un'epidemia. Insisto, avete avuto un'encefalite o siete nati così? Perché non ha nessun senso che per un'epidemia noi abbattiamo una civiltà. Quindi l'impressione che i dati del Covid, che sono reali, la malattia è reale, non ho detto che sia spontanea, perché è nato pure a puta caso in questa cittadina di Wuhan. Come dice Lupo Alberto, la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Nascono tutti a Wuhan. La SARS-1 è nata a Wuhan, la SARS-2 è nata a Wuhan. Il fatto che a Wuhan abbiano un laboratorio dove si ingegnerizzano i coronavirus, i pipistrelli, ci hanno detto Speranza e Conte, non c'entra niente, è un caso, siamo noi che siamo complottisti, va bene. Io sto cominciando a tenere corsi di complottismo per dilettanti. Comunque, partono tutte e due da Wuhan, i famosi coronavirus, ammazzano un po' di gente, tra l'altro la SARS-1 era peggio della SARS-2, non ce ne siamo neanche accorti perché hanno dato l'idrossiclorochina a tutti e l'abbiamo scampata. E per questo si blocca una civiltà. Noi siamo vissuti, io sono nata da persona libera. La libertà me l'hanno data i miei antenati ed è costata lacrime e sangue, non è stato un dono. Sono vissuta da persona libera, ho intenzione di morire da persona libera. Quindi smettiamo con queste idiozie. Alcuni di noi moriranno, ma altri resteranno in vita. Gli anziani stanno morendo tutti. Isolati nelle SARS stanno morendo tutti, hanno deficit cognitivi che fanno paura. Se uno viene ricoverato in ospedale, nessuno neanche può neanche accompagnarlo. L'unica cosa che conta è il Covid, ti fanno il tampone 10 volte, finalmente ne è uno positivo, ti cacciano nel reparto Covid. Quanti milioni di disoccupati abbiamo? Quanti milioni di poveri? Gli adolescenti stanno impazzendo, si tagliano il braccio e tentano il suicidio. Gli adulti non si tagliano il braccio e il suicidio lo portano fino in fondo. Nulla vale questo, neanche se avessimo di fronte la peste nera e l'ebola, e non abbiamo di fronte né la peste nera né l'ebola. Quindi vale la pena tenere presente il libro acquistabile su Amazon in ebook alla modica somma di 4,99 euro, Covid-19 The Great Reset, e l'impressione che ci sia qualcuno che voglia usare il Covid, l'hanno dichiarato loro ufficialmente, per fare il Great Reset, per resettare le nostre normali vite, per resettare la religione che in questo momento è rappresentata da una chiesa che si è venduta tutto quello che poteva vendersi. Per passare alla quarta rivoluzione industriale, la digitalizzazione. Ognuno chiuso nel suo cubetto di plexiglass con l'abbonamento a YouPorn e Netflix e tutte le linee produttive spostate in Cina. Questa